C'è mia nonna a Bebec. Sì, mia nonna. Seduta davanti al fuoco, con la sua famiglia etiope. Sono passati 30 anni da quel rapimento che la portò lontano dalla sua terra. C'è mio nonno, Urku, davanti a lei. E sta suonando la begenna. La begenna che è uno strumento sacro. Canta il nonno e racconta, allacciato al filo dell'incenso che brucia, la terra d'Etiopia, da cui i migranti provengono. Sono nata a Mogadiscio da mamma etiope e da papà italiano, quindi le mie radici affondano un po' geograficamente nel Corno d'Africa. Ho cominciato a interessarmi al concetto di sacro partendo non dal dogma, non dalla religione, non da dei codici, ma dalla natura, dalla scoperta dell'acqua come elemento vitale, fondamentale, ma soprattutto simbolico, altamente simbolico, proprio in quelle terre in cui ci sono le mie origini. In un viaggio in Africa, in Etiopia, ho visto con i miei occhi come le processioni, così mi veniva da considerarle, no? di persone, soprattutto di bambini e di donne, in cerca dell'acqua, avessero qualcosa di intimamente molto, molto bello, una forma di umiltà molto luminosa, pur nella sofferenza. Ero lì anche perché comunque è bene far sì che ci sia l'accesso all'acqua. Che differenze noti fra il culto del sacro qui in Italia e il culto del sacro in Etiopia? Purtroppo qui la nostra cultura occidentale sta sostituendo il simbolo che rimanda a un mondo spirituale con dei simboli invece che rimandano a un mondo economico, e quindi c'è lo stesso linguaggio fortemente assorbito da secoli di cristianità, è sostituito però dal brand, la scritta, il marchio diventa quel simbolo che ha quella sacralità anche economica, quel tipo di attenzione e anche quel tipo di rimando psicologico, questa azione sulla mente, sullo spirito, sulla volontà e quindi sui desideri. Invece ancora in luoghi come quello a cui poi io rimando con la mia musica e con i miei spettacoli, ancora si respira questa aderenza verso il mondo simbolico, per tutto ciò che rimanda a un mondo non visibile. È molto interessante riuscire a recuperare quelle cose che sono appartenute anche al nostro bagaglio culturale, intendo dire quello occidentale. Devi prepararti al cambiamento. Il corpo però, quando ha vissuto un trauma prima, diventerà un ostacolo, un fardello spesso. Allora sei chiamato a ingaggiare una battaglia con questo corpo per raggiungere un livello più alto di consapevolezza. Per questo la biografia dei santi in Etiopia è chiamata Gadl, che significa in amarico combattimento, lotta.